si è conclusa in Piazza Municipio la grande caccia al tesoro cittadina, il gioco interattivo promosso dal Comune di Napoli nell'ambito del progetto Una città per giocare e realizzato dalla cooperativa sociale Progetto Uomo assieme alla ludoteca cittadina. Questa è un'agorà naturale che sempre di più si riempie di persone, in questo caso di tantissimi bambini, con questa iniziativa meritevole che coinvolge tante scuole, tanti quartieri, alla ricerca della Napoli più nascosta. E poi ci si ritrova alla fine qua, Piazza Municipio, davanti alla casa della città. Un'occasione di gioco creata per esplorare i luoghi di Napoli, le strade, i monumenti, i parchi, i giardini. Alla caccia al tesoro hanno partecipato 500 bambini di tutta la città. È un modo per far vivere ai bambini la loro città, tutta la loro città e non soltanto i loro quartieri, ed è anche un modo per far riappropriare ai bambini del loro territorio e di tutte le bellezze che il territorio ha. Quindi è una caccia al tesoro, di tesori ne abbiamo tanti, e i bambini stanno cominciando, e i ragazzi stanno cominciando a vivere la loro città proprio come uno scrigno pieno di tesori.